processo, ok? Ho dei vestiti terribili e discutibili. Una faccia che ci vorrebbe o un miracolo o un bravissimo chirurgo per aggiustarla. È un carattere terribile! Ed è per questo che da Cessa diventerò bellissima. Facciamo finta, ok? Ma basta baci complimenti, quella è Robby, guarda, sono identica, anche le stesse sopracciglia. E diventerò una regina, questa è la mia crush, io con un tipo del genere non mi ci metterei mai, però... Ah no, aspetta, sono io, non devo ridere. Ah, fai schifo! Oh mio Dio, ma sono caduta a terra. E la mia crush si è messa con l'antipatica di turno, non è assolutamente cliché. Cosa dovrei fare? Piangere o combattere? Io piangerei. Ma picchiamola! Su, vai! Ehi tu! Oh mio Dio. Ma no, ma questa io pensavo che la prendessi a pugni con la banana. E che cosa siamo? Un cartone animato. Però godo. Chi è la sfigata adesso? Come ti permetti? Io sono la futura regina di questo posto. Tu non hai nessuna chance invece di diventare una regina. Posso rispondere, ti batterò? Oppure mi dispiace mia regina. Allora, dopo che l'ho cercata di ammazzare, io devo ovviamente dirgli che la batterò. Mica posso pregare, quindi ti batterò. Non farmi ridere. Ma chi ti vuole per ridere? Oh, pagliaccia. Ma è ripassata sulla banana e non è caduta, mannaggia. Ok, la batterò e diventerò la regina. Ok, c'è il nostro amico della casa che sta venendo bullizzato. Per favore, datemi il diario. Ah, prova a prenderlo, nerd. Cosa dovrei fare? O picchiamo di nuovo tutti o facciamo niente. Già ho i miei problemi. Dai, ok, aiutiamo questo tipo. Dai, schiacciamolo e schiacciamoli e basta. Siamo abbastanza forti per schiacciarli. Andatevene via. Oh, gli ho lanciato il libro. Ragazzi, prendete. Gli ha fatto così tanto male questo libro che praticamente mi ha detto di non permettermi mai più. Potevi dire, mi dispiace oppure non mi spaventi. Non mi spaventi perché ce l'ho ancora integro. Posso rilanciartelo. Cosa mi fai allora? Devo rilanciartelo? Oh, si sta alzando la mia crush. Crush, proteggimi. Oh, dai. Dai, è abbastanza ragazzi. Hai ragione, non vorrei mai mandarlo all'ospedale. Oh, grazie mille, mi hai aiutato. Io sono Max, qual è il tuo nome? Maria. Sono Maria. Come questa qui è me, mettiamo Robby. Ok, eccomi qua. Ah, è bello conoscerti Robby. Perché non ti mettiamo amici? Così le chance si vanno a terra. Ok, siamo tutti in classe. Addirittura nella classe ci insegnano come diventare una regina. Assurdo. Ok, oggi inizia il test. Dovete essere pronti. Qual è la capitale della Britannia? Ovviamente Londra. Aspetta, se sono intelligente il tipo figo non mi guarderà mai. Forse devo sbagliare tutto. Oh cavolo, ma non posso sbagliare. I canguri possono essere trovati in Australia o in Canada? In Australia, ok. Oh ragazzi, ma se fanno... Ma allora sono ragazzi le superiori. Se fanno queste domande così facili, ragazzi. Ma che cavolo? 3 per 2 meno 1. Allora, 3 per 2. Io sono discalcola. Come faccio? Dovrebbe fare 5. Ragazzi, ci ho messo un'ora e mezza. Un'ora e mezza. Wow, hai risposto a tutte le domande correttamente. Wow, è davvero intelligente. Tom, la mia crush si sta interessando. Vedete, nella vita non bisogna essere fighe o belle. Bisogna essere intelligenti e prendere e rispondere alle domande più stupide del mondo. Perché quello lì a quanto pare si emoziona per poco. Ok, è il momento del nostro momento di mangiare. Dove mi siedo? Accanto alle tipe o accanto alle mie crush? Ma chi se ne frega delle tipe? Soltanto le amiche, prima o poi ti pugnalano le spalle. A sto punto pugnaliamole noi per prima. Andiamo dalla nostra crush. Ok, momento di andare a mangiare con lui. Secondo me non mi vuole. No, mi dispiace, baby. Mi ha scaricato per i suoi amici. No, mi sta facendo alzare. Ma aspetta, mi ha chiamato baby? Oddio mio. No. Io sto azzerando le mie chance di diventare figa stando con lui. È figo mangiare insieme. Guarda, non ti conosco, quindi posso essere con te. Ti ho già salvato, quindi a me non piace. Sì, non avevo altri posti se non qui.
Ok, Max, mi dispiace. Non voglio fidanzarmi con te, devo diventare regina. Buon appetito. Ok. Comunque io non mangio niente, infatti lui mi chiede: ma come mai non stai mangiando niente? Voglio, non so, i tuoi affari tuoi, ma voglio perdere peso. Voglio perdere peso. Davvero? Per il ballo? Posso aiutarti? Oh, come puoi aiutarmi? Sei un dietologo? Mio padre è un coach. Ora che abbiamo trovato un modo gratis per perdere peso, adesso dobbiamo guidare fino al... Fermiamoci. Guidare fino alla palestra. Ok, lui è un coach, ah, non è un dietologo, è un coach della palestra. Comunque sta andando velocissimo, farò un incidente. Ok, perfetto, andiamo più veloce, giriamo a destra. Io secondo me siamo andati un po' troppo veloci, però ce l'abbiamo fatta. Ed eccoci qui in palestra. Ah, lui mi guarda mentre faccio queste cose. Ah, più clicco al centro, più perdo chili. Ok, è il momento di perdere 10. Raga, ma se è così facile perdere peso? È la forza di Max questa. Ho perso 30 chili in una botta, scusami. Ma guarda quanto sono magra adesso. Ma se ci vuole solo questo, ragazzi. Ragazzi, se fai 4 flessioni ed è a posto. Scusatemi. Aiuto. No, no, raga, questo gioco lo sta dicendo la verità. Io sono molto arrabbiata. Oh, Max mi ha detto, mi sta scrivendo: è stato fantastico fare palestra. Come ti senti dopo la palestra? È meglio di prima? Dentro sono ancora lo stesso. No, sto meglio di prima, ho perso 30 kg. Scusami, mi sento energetica. È fantastico. Ho sentito che tu vuoi diventare la regina del ballo. Hai bisogno di un amico che ti vota. Non ho amici, che è la verità. Bene, cioè, tra parentesi, è vero, non ho amici, quindi devo dirgli per forza la verità, perché sennò chi mi vota, scusami. Oh, questo è davvero brutto. Beh, domani sarà il compleanno di mia sorella, puoi farti degli amici lì. Ma sì, assumiamo persone per farmi votare. Ok, ci vediamo. Oh, finalmente, almeno farsi amico questo qui è stato utile. Ok, stiamo andando alla festa del compleanno della sorella del nostro non amico, perché chi lo vuole come amico. Wow, Robby, hai perso un sacco di peso. Grazie, ho fatto 4 flessioni. Ah, sì, sembri molto più magra di prima. Beh, grazie. Questa è la sorella di Max, non c'entra niente il suo fratello. Ehi, ragazzi, è il mio compleanno comunque. Quindi, Robby, che cosa mi hai portato come regalo? In realtà nulla. Però ci ha pensato Robby del gioco: un orso polare o un libro? Ma un orso? Tieni, ma è rosa. Ma che problemi ho? Oh, che carino, grazie. Prego, immagino. Non volevo fartelo, non ti conosco. Però devo farmi degli amici, devi votare per me. Oh no, imprevisto! È arrivata la tipa al compleanno! Bene, bene, chi l'hai invitata? Hai perso peso, ma almeno hai trovato un fidanzato adesso? Io non la faccio vincere, quindi mentiamo e diciamo che certo che ce l'ho. Nessuno si fidanzerebbe con te. Perché sei brutta. Lanciagli la torta o stai in silenzio? È il momento! Lanciagli la torta! In faccia, sì! Che goduria, mamma mia, come ti permetti? Lo rifacciamo? Lo rifacciamo, vai! Applausi! Non mi è nemmeno mai piaciuta, sì! Ottimo lavoro, Robby! Grande! Ah, ho sconfitto Rachel. Oddio, si chiama con la R come me. Oh mio Dio. Che ne dici se facciamo un po' di make up? Così ti facciamo diventare bellissima. Wow, sono diventata mille volte meglio, credo. Ed è il momento di migliorare anche i miei capelli. Beh, direi che ho tante monete. I capelli che mi assomigliano di più sono questi. Quindi mettiamo questi. Possiamo cambiare colore. Beh, dai, mi assomiglia abbastanza. E adesso tocca al trucco. Che posso mettervi? Ok, penso che il più carino sia questo. E devo effettivamente anche migliorare la vita reale. Quindi trucchiamoci, Si vede che mi sono truccata. Penso un poco di sì. Mi sono fatta anche i capelli. Guarda, ho fatto una treccina. Adesso devo cambiarmi abiti. Ok, questi celesti direi che sono fantastici. No, non voglio questo outfit. Poi dobbiamo decidere i pantaloni, che li metterei sempre chiari. Fantastico. E poi delle scarpe. Sono bruttissime. Non le posso prendere in realtà. Togli, mettiamo queste scarpe terribili. E adesso devo cambiare pure io l'aspetto. Devo farmi bella. Ta-da! Siamo bellissime! Guardateci, cioè, guardate, sono completamente nuova. Oh mio Dio, sei fantastica! Grazie, chiunque tu sia che non ti conosco. Sì, sei davvero fantastica. Oh, questo qui è da 3 ore che ci prova con me. Ragazzi, è da 3 ore che mi fa complimenti. E adesso iniziamo con il party.
Dai, prendi, ubriachiamo, ci siamo felici, dai, che cosa te ne frega, sei diventata una buona solo facendoti un po' di make-up, incredibile, un miracolo. Effettivamente ci sono persone che veramente da col make-up cambiano tantissimo, però il nostro è stato veramente un miracolo, persi 40 kg, bellissime, ubriache. Cosa sta succedendo? Perché ti stai avvicinando a me al buio? Ehi, Roby, sembri davvero adorabile, che dici di ballare? Allora, non posso nemmeno parlare con lui perché dovrei guardare un video e non mi va. Dunque mi dispiace, ma ti rifiuto perché mi sono cambiata tutta per stare con quello figo, ma scusami. In realtà nel mio cuore avrei scelto te, non posso ballare, mi dispiace. Oh oh, arriva sua sorella. Cosa? Devi comunque fare vedere qualche lezione. Quindi per fare la lezione devo ballare con lui? No, alla fine non ci abbiamo ballato, mi dispiace. Ed eccoci qua, mi sono cambiata. È il momento di prendere lezioni dalla sorella di quello che l'ho rifiutato. Ma cosa sta succedendo? Ok, mi sto innamorando di lei praticamente. Ma che cosa? Ma ci stiamo baciando? Ma non sto... Ma che sta succedendo? Vabbè, comunque, anche se questa scena sembra strana, mi sta insegnando a ballare per effettivamente andare dalla mia crush. Mi sono vestita tutta bene. Adesso è il momento di mettermi insieme alla mia crush. Toh, ma che ballo! All'ultimo, aspetta. Mamma mia, perfetto. Vi ho guadagnato anche un sacco di soldi ballando. Ed eccoci qua, davanti alla nostra crush. Cosa dovrei fare? Oh, facciamo una sorpresa. Ci siamo vestiti bene per lui. Dai, andiamo. Vai, Roby, attacca. Vai. Ciao, ehi, bello. Wow, Roby, stai benissimo. Grazie. Che ne dici? Senti, c'è stato un fantasimento. Che ne dici se mi aiuti con i compiti? Aiutiamolo sperando che non mi voglia prendere in giro. Certo, sono felice di aiutarti. Perfetto, devi venire da me, seguimi. Ok, però dai, è già un semi appuntamento. La mettiamo così, con questo tipo? Oh, eccoci qua che facciamo i compiti insieme. Mamma mia, si è complicato le mani nei capelli. Puoi aiutarmi con l'esame? Ok, aiutarti non vuol dire farlo io però, amico. Ok, qual è la forma della terra? Piatta o rotonda? Ma ovviamente è piatta! No, ok, dai. Dai, dai, ok. Ci ho pensato poco, è un po' rotonda, dai, un pochettino. È un po' piatta e un po' tonda. Qual è l'organo del corpo che pompa sangue per tutto il cuore? Andiamo avanti, mamma mia, quante domande ci sono? Comunque siamo già una C, potete accontentarti. Qual è il gioco che ha... Dove hanno origine le Olimpiadi? Allora, le Olimpiadi nascono in Grecia, vai, più veloce. Dobbiamo essere più scattanti, dobbiamo capire le domande. Quale è, vabbè, che colore sono le stelle nella bandiera americana? Bianche. Oh, ma però... Scusami, cioè, bello quanto vuoi, ma stupido come una capra, come il resto della nostra classe. Salve, l'esame è finito. Ok, hai fatto uno score perfetto. Ci sposiamo adesso, sicuro, guarda, troppo felice, ci sposiamo. Siamo da soli, oh mio Dio, Roby, grazie per avermi aiutato col test. Che ne dici se ti aiuto per qualcosa? Baciami. Dai, dai. Wow, ok. I compiti alle vostre crush. No, in realtà mi dispiace per lui. Vabbè, è andata. Wow, Roby, mi sento così. Così cosa? Alla faccia, hai visto? Hai visto? Riguarda, replay. Bene, 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 cosa sta succedendo qui? Niente, single, via, show, va, vola via. Allora, io direi ci stavamo baciando. Dopo averlo visto, tu che me lo dici adesso è ancora più doloroso. Ma che cretina, madonna. Ti sei fatto il make up per rubarmi il fidanzato? Ma non hai ancora il vestito perfetto? Su, Tom, andiamo. Ma come, Tom? Ma mi bacio. Ma che cretino. Ma si può essere? Cosa sta succedendo? Ci stava spiando il nerd ed è caduto. Ouch. Che cosa stai ascoltando, scusami? No, no, io non stavo ascoltando. Come no? Eri palesemente dietro. Ok, sì, stavo ascoltando, mi dispiace. Comunque, ho un piano per sconfiggere Rachel col vestito. Ok, qual è il piano? Beh, gli sbloccheremo l'iPhone. Sbloccheremo l'iPhone, cosa? E poi scriveremo a tutti i suoi amici di votare per te. Ok, andiamo nel suo armadietto. Vai. Comunque è troppo gentile questo qua. Mi sto affezionando, devo dire la verità. Ok, stiamo andando di nascosto al suo armadietto. Dobbiamo... Cosa ha visto?
Ma perché di sera ci sono le professoresse all'impiede che controllano? Dannazione! Ci sono quelli che controllano i corridoi! Ok, passiamo dietro di lei senza farci vedere. Certo che è un po' scemo. Oh, oh, il secchio lì. Beh, ovvio! Ovvio! Non è che poteva essere utile. Ok, non siete autorizzati a stare qui la notte. E quindi non prendiamo il telefono? Siamo molto tristi. Ho failato! No, rifacciamolo. Ok, la stiamo distraendo. Wow, che distrazione, manco Snake. Allora, cos'è stato quella cosa? Ok, non lo so, però sta andando a controllare veramente. Non vede il secchio caduto accanto a lei? Bene, ottimo lavoro, Groby. Grazie mille, amico mio, grazie mille. Ma adesso andiamo a prendere questo maledetto telefono. Ma che cavolo di armadietto ha? Ok, dobbiamo aprire questo armadietto adesso. Comunque è una cosa stranissima questo armadietto. Ok, dobbiamo provare a sbloccare l'armadietto. Uno. Ok, appena arriva la barra verde sul rosso dobbiamo cliccare. E adesso manca solo l'ultimo. Mamma mia, se è così facile, ragazzi, preoccupatevi dei vostri armadietti. Se ne avete, li avete nella scuola, ditemi nei commenti. Ok, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo aperta e dentro c'è un peluche. Ah, non c'è i... Ah, ecco il suo telefono. Vediamo un attimino, guardiamo dentro. Ok, allora, ok, prendiamo l'iPhone. Che me ne frega del pupazzetto, sinceramente. Forse potevo... Ma no, non voglio metterle in ridicolo. Voglio fargli solo uno scherzetto e basta. Comunque, adesso andiamocene velocemente da qui. Ok, siamo tornati a scuola. Io sono un pochettino... Però ci sono, ok. Adesso che abbiamo il telefono di Rachel, dobbiamo sbloccarlo. Va bene, qual è il piano? Ah, ok, devo schiacciare dove ci sono le impronte. 1, 6, 0. Ma chi metterebbe una password a tre numeri? Ok, praticamente dobbiamo scrivere alla persona che ci fa l'abito di darci il vestito a noi e non a lei. Comunque il tuo abito è quasi pronto. Io gli chiedo dove vive così posso andare a prenderlo. Ma è sempre nel posto, nel stesso giorno. Rachel non si scorderebbe mai il mio indirizzo. Comunque il vestito è brutto, troverò un altro. Cosa? Ma cosa stai dicendo? L'ho cercato per tutta la settimana. Fa schifo, è spazzatura. Ho bisogno di essere bellissima. Quel vestito puoi darlo pure a Robby. Va bene, ok. Io lo darò a Robby. Non mi hai detto nemmeno grazie. Comunque, darò il vestito a Robby. Solo per farti gelosa. Ce l'abbiamo fatta. Per farti diventare gelosa. Ragazzi, per me abbiamo praticamente vinto. Ci siamo vestiti bene. Non me ne frega niente. Direi che gli abbiamo rubato il vestito e possiamo finire così. Eccoci finalmente alla festa di fine anno per diventare la regina. E sto entrando in tutta la mia figaggine, bellezza. Robby, sembri bellissima. Questo qui è innamorato tipo dall'inizio. Sandra, che è la fratella di Max, ci dice che siamo fantastici. Direi che ce l'abbiamo fatta. Siamo fantastiche. Dai, cagami, Crash. Mi hai rubato il vestito? Me l'hanno... Non sono stata io. Non lo sapevi che eri tu. Ah, te lo farò pentire. Cosa mi fai? Cosa mi fai? Attenzione, è il momento di danzare. Ok, vediamo chi sarà la regina e il re di questo ballo. Oddio, sei davvero bellissima, Robby. Che dici di ballare con me? Ragazzi. No, Robby, per favore, balla con me. Oh mio Dio. Ditemi nei commenti chi scegliere. E ci vediamo in un secondo episodio se vi piace.